Giulia Ghiretti ha 20 anni, quando ne aveva 15 è stata campionessa italiana di trampolino elastico. Energia, grazia e voglia di volare. Purtroppo nella vita succede che alcuni sogni si spezzino troppo in fretta, ma Giulia Ghiretti sa reagire e da farfalla che vola è diventata un meraviglioso delfino, perché adesso Giulia nuota e molto bene. Giulia, tesa prima della gara. Giulia che salta, volteggia nel libero e vince. Poi, un giorno, Giulia incontra il destino. Era gennaio, erano i primi allenamenti e ovviamente l'ultimo salto. Ricordo sì, sicuramente il male e poi non sentivo più le gambe. Il giorno che per ogni altro atleta avrebbe rappresentato la fine della carriera, il giorno dell'incidente che avrebbe fermato chiunque, ma non lei. Per me è stato tutto un continuare, cioè non è che qua finito, va bene, basta, ciao, nuova Giulia. Lei, a 15 anni tosta come pochi adulti, non molla, piega il dolore a vantaggio della volontà e stringe con quelle gambe, un tempo tese allo sforzo ed ora immobili, una nuova alleanza. E tu trasformi quello che c'è e non dici prima no, non posso. E fai. Da allora non ha perso tempo questa ragazza di 20 anni che ha lasciato la sua Parma per Milano, dove studia e si allena. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Piacere. Andiamo dove? In università. Dove ci porti? Ingegneria biomedica. Ah, che anno sei? Il primo. Primo anno, ti piace? Sì, per ora sì. Un ingegnere biomedico cosa fa? Può fare tante cose. Tu cosa vuoi fare? Devo ancora decidere. Ma una cosa Giulia l'ha ben chiara in mente: continuare a vivere come meglio di prima, essere indipendente, andare tutti i giorni all'università in macchina e vivere da sola come molti ragazzi della sua età. Adesso dobbiamo trovare il parcheggio, che qua dentro la vedo dura. Esami? Il primo semestre li abbiamo fatti tutti. E come sono andate? Bene. Sei fidanzata tu, Giulia? No. Lo dici con un figlio? No. Di soddisfazione. Io adesso non mi ricordo più in che aula sono, aspetta. Mi sa che sono di là e ho sbagliato strada. Vedendo Giulia muoversi così a suo agio per il campus, ci si chiede quanta forza ha dentro nel lottare tutti i giorni, alla pari con gli altri, per raggiungere i suoi traguardi. Sempre guardando avanti, sempre con il sorriso. In ogni caso, vedete, ci sono più e più strati, ciascuno formato da un doppio strato di membrana. La grande passione di Giulia ora è il nuoto. A dividerla con lei ci sono altri atleti con disabilità motoria. Vieni! Come Federico, ad esempio, un suo grande amico e uno straordinario nuotatore che negli ultimi 3 anni ha fatto incetta di medaglie e che si allena con lei ogni giorno. Sei pronto? A morire, no. A muore te oggi. Vabbè, non vale sta cosa. Io sono morta ieri. Il carico di lavoro in allenamento aumenta sempre più in vista del prossimo obiettivo, gli europei di nuoto paralimpico a Eindhoven, agosto 2014. 2010. Mondiali sono arrivato quarto, quindi ce l'ho ancora un po' qua. E quindi ci dobbiamo vendicare un pochettino. Aspetta che mi tocco, però in teoria sì. Ma tu hai anche già mangiato? Vabbè, hai mangiato? Tu non devi fare niente. La piscina Fin di Via Mecenate tutti i giorni ospita per alcune ore gli atleti del nuoto paralimpico. La verità è che servirebbero nuove strutture per favorire la crescita di ragazzi con esigenze particolari, come Giulia e Federico. Per loro il nuoto è una vera e propria ragione di vita, come accade sempre ad ogni sportivo. È la passione che li sostiene e che li aiuta a superare gli ostacoli. Questa Fenice l'ho fatta per ricordarmi sempre che sei su, poi muori e poi torni su. Se lo sport in generale lo puoi interpretare come una sfida verso un po' i tuoi limiti come persona, beh, allora
che cos'è più sport che lo sport paralimpico, no? Dove questi limiti non te li immagini, ma in qualche maniera li vivi. Per me l'acqua è essere liberi e infatti io ho scelto anche di nuotare perché era l'unico sport in cui non ero seduta. L'acqua per me è libertà, è un posto in cui tutte le divergenze fisiche si appianano, non ho distinzioni con nessun altro. Ero abituata a stare in aria col trampolino e dopo volevo della libertà e l'ho trovata nell'acqua. Nuoto da quando avevo 3 o 4 anni e da lì non ho proprio più smesso. Posso anche gareggiare con gli altri che abbiano disabilità o meno e anche batterli. Non è un'esagerazione e l'ho appurato sulla mia pelle in una piccola gara di nuoto con Giulia. Aspettami! Ma infinitamente più veloce di me. Morta. Uno, uno e tre. Lo dobbiamo fare 6 volte, Federico. Giulia, Federico e lo sport. Un maestro di vita che non smette mai di dar loro insegnamenti. 2009, 15 anni, mi sono portato a casa 2 bronzi. Mi sono montato la testa e ho preso delle mazzate incredibili l'anno dopo. E poi dal 2010 con la testa sotto e Europei Berlino, Olimpiadi Londra e Mondiali Montreal. Lo sport mi fa star bene, è una cosa che io ho sempre fatto da quando ero piccola. Quanti cicli fai quando provi a fare quella in ampiezza? Facciamo 69? Un allenamento duro di 3 ore al giorno che paga. Finora Giulia ha portato a casa solo primi posti nei campionati italiani assoluti, mentre ai mondiali in Canada l'estate scorsa vince il secondo posto con la staffetta 4x50 stile, il quarto nei 200 misti e il sesto nei 100 a rana, stabilendo il nuovo record italiano assoluto. È una continua sfida sia verso gli altri ma soprattutto verso me stessa. Ho imparato che divertendoti senti molto meno tutta la pressione, comunque è molto più facile. Rio, c'è un detto che a Rio vengo anch'io, quindi io ci provo. Questi ragazzi devono essere conosciuti e io credo veramente che non bisogna avere paura di iniziare ad investire nella loro preparazione come fanno all'estero. Just a perfect day. Ci sono 2 targhe quando tu entri in una piscina all'Ice di Sydney. Atleti olimpici e dall'altra parte atleti paralimpici. I ragazzi, abili, disabili, si annusano, si sentono, perché poi in acqua le fatiche sono le stesse, no? E se facciamo le stesse fatiche possiamo veicolare gli stessi concetti, gli stessi principi, gli stessi valori. Valori sportivi, che non vivono solo sul podio, ma prima di tutto nella testa e nel cuore. Giulia esce dall'acqua e come tutti i venerdì torna a Parma, dove l'aspetta un altro allenamento. Quando ho finito qua sto bene, tutto bella allungata, senza contrazioni. Questa è la parte più bella. E poi c'è questa macchina robotica, di cui in Italia purtroppo esistono pochi esemplari, che permette a Giulia di camminare ancora, di muoversi non solo da seduta. E apre un mondo di ricordi e sensazioni antiche che lei riesce ad imbrigliare. La biomedica quindi non è stata una scelta a caso. No, a caso no. Ogni tanto bisogna pure lavorare. Ma che braccia gli sono venute alla Giulia? Sì, parla lui che ce le ha piccole. È la cosa più bella, lanciare. Lanciare le gambe e dondolarsi nell'aria ricorda il volo, l'assenza di gravità, da quella terra che in qualche modo l'ha tradita, diversa dalla roccia su cui poggia la forza di Giulia, la sua famiglia. Mi dicono che sono la rompiballe di casa.
mi hanno sempre appoggiato e aiutato a fare qualsiasi cosa, anche solo quando ho detto voglio nuotare, voglio fare dello sport, abbiamo cercato e mi hanno detto sì, va bene, proviamo. Con loro cresce e loro crescono grazie a lei. Con loro Giulia può guardare al futuro ogni giorno con speranza e senza rimpianti. Non penso mai in piedi, non penso neanche se quando camminerò, perché sono in piedi e cammino tutti i giorni, soltanto che in un altro modo.